L'elogio della concretezza, o se volete il solito Chieti che per carburare e rendersi pericoloso ci mette un tempo. Poi, quando magari l'avversario accarezza la possibilità di segnare, concede un po' di campo, alza il baricentro, insomma, rischia qualcosa in più. Ed è allora che la squadra di Chianesi affonda la lama del coltello e colpisce al cuore. Contro la Tivoli, espressione che andrebbe usata al femminile perché è un'associazione sportiva, è andata proprio così. La squadra laziale arrivava all'Angelini con il nuovo tecnico Carlo Pascucci, una bandiera da quelle parti perché è stato giocatore e allenatore, e con l'intenzione di giocare una gara attenta e molto determinata, a volte anche troppo. L'arbitro Recchia di Brindisi è stato spesso costretto a spezzettare il gioco per i continui falli. Chianese sorprende un po' tutti cambiando 5 giocatori su 11 rispetto alla trasferta di Sora, anche se le vere sorprese sono state 3, Spinelli, Benigni e Mercuri. Il rientrante Gatto infatti è un titolare e il portiere Antignani gioca al posto dello squalificato Serra. Tribuna per Diambò, a dimostrazione che la vera forza dei neroverdi è il gruppo. Prima del fischio d'inizio è stata ricordata la recente scomparsa di Feliciano Razzi, ex giocatore e allenatore del Chieti, fiori sotto la curva Volpi, posti dal direttore Alessandria. Ed ora il film della partita con le immagini di Alberto Capo. Primi 45 senza veri pericoli per i portieri spettatori del match. Da segnalare solo un'uscita di Antignani su Cruz al decimo e un intervento d'esperienza di Santarelli che rischia il rigore ma ferma Ardemagni, ben imbeccato dal solito e inesauribile Masavud. Nella ripresa Chianese cambia subito, dentro fall per Ardemagni. Sono però gli ospiti a sfiorare il gol. Sesto minuto, traversone sul secondo palo e colpo di testa perfetto di Cruz. Antignani salva tutto. La Tivoli insiste e Santarelli al 13° fa venire i brividi ad Antignani. Il Chieti risponde pochi minuti dopo con un'incursione di Conson. Entra anche Barlafante per Mercuri. Al 25° il Chieti la sblocca. Angolo di Gatto e colpo di testa vincente di Postiglione. La palla entra beffarda in rete dove vento non può proprio arrivare. Gioia incontenibile all'Angelini. I neroverdi vogliono chiuderla e al 29° da registrare questa doppia conclusione con fall e poi con Furgione. Cambi anche tra gli ospiti che provano a pareggiarla. 33° grande occasione con Maurizi, tempestiva e salvifica l'uscita di Antignani. 3 minuti dopo D'Ancora sbroglia una situazione davvero imbarazzante dopo una serpentina in aria di Camilli. E l'ultimo sussulto al triplice fischio, tutti sotto la curva Volpi a ricevere i meritati applausi. Dagli altri campi buone notizie, il pari di San Benedetto consegna alla squadra neroverde il primo posto solitario del girone F. Domenica, gran derby al Dei Marsi contro l'Avezzano, balzato al terzo posto.